Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con il post dedicato al grande schermo. Virna Lisi, una delle attrici più amate di sempre, torna al cinema con il suo ultimo film, Latin Lover. Una storia di donne, ma non solo, di cui lei è ancora una volta la regina. Vediamo. Com'era papà? Come te, il più bello di tutti. Gruppo di famiglia in un interno a metà tra Speriamo che sia femmine e Almodovar. In un casale del sud, la padrona di casa, Virna Lisi, alla sua ultima appassionata interpretazione, accoglie la seconda moglie di suo marito, Marisa Paredes, e le loro figlie e quelle che l'uomo ha avuto da altri matrimoni in giro per il mondo. Lui era un grande attore, un grande Latin lover, a metà tra Gassman e Mastroianni, ma con qualche scheletro nell'armadio. E le sue donne, in un modo o in un altro, hanno tutte sofferto per lui o a causa di lui. Tre figli da tre padri diversi. E il padre dell'ultimo di dov'è? Della Giamaica. Esotico. Tra risate e lacrime, l'omaggio allo scomparso si trasformerà in un percorso di crescita e conoscenza reciproca. Capire di poter fare a meno dell'uomo della loro vita per essere davvero se stesse. Le mie figlie sono le mie vere donne. Come dice Marisa Paredes, no? Dice io, beh, Devi si neva contro Eva, dice senza un lui non si è donne. Io adesso che ho passato tutta la mia vita, che sono sola, che non sto neanche tanto bene, mi sento finalmente me stessa. L'amore. Inutile girarci intorno, Latin Lover è il film di Virna Lisi, qui alla sua ultima interpretazione, e lei il film lo regge alla grande, soprattutto nei duetti da manuale con Marisa Paredes. Ancora un ruolo di donna forte, a tratti dura, ma con il cuore. Ancora una prova di successo, l'ultima, attesa dal suo pubblico che ieri come oggi non manca di colmarla d'affetto. Voglio raccontare una cosa che non ho mai raccontato a nessuno, capito? Zitta, stai zitta. Perché è sempre piaciuta e piace tuttora tanto il sorriso, la classe, il distacco, o forse l'alterigia, come l'ha chiamata qualcuno? Oppure tutto questo messo insieme, o il fatto che magari è stata una donna che ha fatto anche delle scelte particolari, importanti, controcorrente. Conoscere una persona, una verità, un'autenticità nel modo di porsi, penso che paghi innanzitutto per se stessi, perché uno non lo fa per gli altri, e però poi ha un risvolto positivo anche nel pubblico. Che bello rivedere Virna Lisi, davvero indimenticabile. Adesso un'altra storia di donna, ma completamente diversa, interpretata da un'attrice di oggi, Alba Rohrwacher. Una storia, la storia di una donna, appunto, che per essere libera deve rinunciare ad essere se stessa. È il film Vergine Giurata. Betoem, sicur d'ors kamen prek. Nell'Albania di oggi Ana Alba Rohrwacher viene cresciuta dal padre per essere libera, guidare un gregge di pecore, imbracciare un fucile, insomma confrontarsi con una società fatta di uomini. Alla morte del padre la sorella fugge in Italia e l'unica possibilità per lei sarà di rinunciare alla sua femminilità, seguendo la legge del Kanun, il codice patriarcale che da sempre regola l'Albania più rurale, trasformarsi in una vergine giurata, una donna che si veste come un uomo e che ne ha gli stessi diritti, ma che rinuncia però alla propria essenza più intima e vera. Tu chi sei esattamente? Solo successivamente, andando a trovare la sorella nel nostro paese, Anna potrà capire come stanno davvero le cose per lei e rientrare in possesso della propria femminilità. La donna viene considerata nulla, nasce proprietà del marito, del padre, diventa con matrimoni generalmente combinati proprietà del marito. Ci sono delle donne che questa cosa non l'accettano e questa legge prevede che giurando castità eterna queste donne si iniziano a vestire da uomini e possono fare la vita degli uomini, ovvero essere libere. Il debutto nella regia di Laura Bispori, non a caso unico film italiano in concorso all'ultimo Festival di Berlino, affronta un tema affascinante e al tempo stesso inquietante. La vicenda vera racconta un codice di leggi che si tramanda da sempre, anche con le sue ingiustizie, e una figura, quella della Vergine Giurata, di cui si ha testimonianza da oltre 200 anni. Tutt'oggi in Albania ne esistono almeno un centinaio, ma sono davvero libere? Poi il film non è che dice è così, cerca di porre delle domande, però di far vedere come è difficile un po' ovunque, una cosa molto semplice, ovvero essere libere.
Cari amiche e cari amici, se volete questa sera alle 23.50 vi aspetto con Effetto Notte, il rotocalco di informazione cinematografica di TV 2000. Incontreremo il comico e conduttore Riccardo Rossi e soprattutto parleremo di più e meglio della grande Virna Lisi con immagini inedite dal set del suo nuovo film. Il post torna lunedì, sempre al termine di TG 2000. Arrivederci.